tuba di ossago mette in comunicazione l'orecchio medio con il rinofaringe. Infatti, una delle principali funzioni della tuba di ossago è quella di assicurare un ricambio aereo a livello dell'orecchio medio. La tuba di ossago in età pediatrica è più corta, più larga e spesso beante. Per tale motivo, i processi infettivi a carico del rinofaringe, frequenti in età pediatrica per la presenza della tonsilla adenoidea, lì dove sono presenti gli ossi tubarici, sono causa di frogosi a carico del distretto otologico. Allorquando le adenoidi diventano ricorrenti, possiamo avere l'insorgenza di otiti medie recidivanti, con conseguente formarsi di versamento endotimpanico non suppurativo, che porterà a un'otite media da sieromucosa a mucogelatinosa, in rapporto alla consistenza del muco. Questa patologia è subdola perché è caratterizzata dal punto di vista sintomatologico dalla sola ipoacusia, sintomo che può passare inosservato in età pediatrica. Ecco perché, di fronte al sospetto di alcuni genitori che il proprio bambino abbia un problema di ipoacusia, di calo dell'udito, è necessario sempre provvedere a una diagnostica audiologia che confermerà o meno tale sospetto. Se ci troveremo di fronte a un bambino con un'ipoacusia di tipo trasmissivo, il percorso diagnostico va completato con un'otoendoscopia che confermerà la presenza in quel bambino di un versamento endotimpanico tipico dell'otite media esudativa. In tal caso, lo specialista, sia esso pediatra che otorino, dovrà provvedere sia al trattamento della patologia, sia a prevenire un'eventuale recidiva della stessa patologia. La strategia terapeutica sarà volta sia a bonificare il rinofaringe con una terapia aerosolica o doccia nasale con soluzione medicata, sia a ripristinare la funzionalità tubarica con una terapia cortisonica sistemica. Successivamente andremo a somministrare una terapia sulfuria termale per sordità rinogena con insufflazioni tubariche. Il problema però in questi bambini a guarigione avvenuta è la recidiva e in tal caso è facile impedire una recidiva della patologia con una ginnastica tubarica, che in età pediatrica la possiamo effettuare con un dispositivo che verrà preso dal bambino come un gioco. L'importante è che tale dispositivo verrà somministrato mai in fase acuta. Verrà somministrato solo quando il bambino sarà completamente guarito per prevenire recidiva e servirà a facilitare quelli che sono gli esercizi ginnastica tubarica in modo da ripristinare una volta per tutte la fisiologica funzione ventilatoria della tuba di Eustachio.